siamo al palazzetto dello sport di Clucori Torretta con mister Sero della pugilistica cariatese che in collaborazione con l'amministrazione comunale di Clucori Torretta ha organizzato questa giornata di sport dedicato al pugilato. Ecco mister Sero, oggi i tuoi ragazzi si misurano con altri che vengono da realtà fuori dal nostro territorio. Quanto è importante per te vedere questi ragazzi tuoi a confronto con altri? È importantissimo perché questa è una riunione di federale, fa curriculum, i risultati vanno alla federazione e servono, sono dei test per vedere un pochettino il nostro livello con una squadra di box molto blasonata qual è la pugilistica di Silvestri di Napoli. Per cui combattere con gente della Campania che sono in effetti quelle che poi i migliori pugili italiani escono da lì, credo che per noi sia un motivo importante per valutare il rendimento e il livello dei nostri ragazzi. Ecco, la giornata apre proprio, è aperta proprio con Crescente, un tuo gioiello, e chiuderà con Angelo Gentile. Molta gente è venuta a guardarli, anche noi avremmo bisogno di una realtà come questa per poter organizzare eventi di questo genere. Certo, per quanto riguarda Crescente mi è dispiaciuto non aver potuto farlo combattere ufficialmente. Ha però disputato un match di esibizione, per modo di dire, con un ragazzo importante della Campania e credo che ha ben figurato. Crescente è un vice campione d'Italia e oggi ha difficoltà a trovare degli avversari. Ci sono però degli impegni, Tornei Italia e tanti altri azzurrini, dove Crescente sicuramente farà parte di queste convocazioni e quindi avrà modo di mettersi in luce anche lì. Quindi anche queste esibizioni servono per come dei test anche per lui. Ecco, velocemente, cosa c'è nei giorni a seguire, sempre per quanto riguarda incontri della vostra palestra? Intanto per adesso noi abbiamo allestito un bel parterre, devo ringraziare l'amministrazione comunale e gli sponsor che hanno reso possibile questa manifestazione. Devo ringraziare il sindaco e l'assessore allo sport con il quale sono in continuo contatto e credo che abbiamo messo su una bella iniziativa. Noi abbiamo quattro pugili della cariatese che combattono questa sera, Nigro, Dino, abbiamo Lettieri, sono due campioni regionali e abbiamo poi concludiamo l'ultimo match con il campione italiano youth Gentile. È un test importante per lui perché ha un pugile esperto e la vittoria su questo pugile diciamo che è aver superato un esame stasera. Speriamo bene, noi ci siamo preparati bene e quindi speriamo di poter vincere il combattimento. Il futuro apre uno scenario importante, noi su questo territorio vogliamo presentare il pugilato e attraverso il pugilato promuovere il territorio. Avremo una riunione a Cirò, ne faremo un'altra qui quest'estate, ne faremo una a Cariati, organizzeremo insieme alla pugilistica cariatese, gli è stato assegnato insieme alla Maranto Box il guando d'oro che faremo a giugno a Rossano. Questo è un evento tra i più importanti d'Italia, è un evento nazionale, abbiamo scalzato delle città molto più blasonate di noi certamente, ma siamo riusciti per la location che Rossano presentava come palazzetto dello sport, come ricettività alberghiera, l'Auchan, il Pala Event e l'amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto e gli imprenditori del territorio come il Castello Flot, Nicola Flot, noi crediamo di poter offrire un evento che sia all'altezza della situazione, speriamo che di questo si parlerà. Il pugilato servirà in questo momento attraverso la RAI che riprenderà la manifestazione come promozione della Sibarita, di Rossano è il centro di un progetto più ampio che è la Sibarita. Grazie Fausto. Grazie a te.
Domenico Vulcano, sindaco di Crucoli Torretta, che ospita questa bella manifestazione. Sindaco, per voi è un motivo di orgoglio organizzare di questi eventi, disporre di una struttura come questa, portare fuori dalla nostra regione il nome della vostra città, di Crucoli Torretta? Sicuramente un aspetto positivo questo, di aver organizzato questa splendida manifestazione insieme alla pugilistica cariatese. Ringraziamo il dottor Sero, l'assessore Cantelmo, il mio assessore allo sport, che ha creduto in questa iniziativa, e stasera ci orgoglisce il fatto che il palazzetto dello sport è strapieno. Sicuramente il palazzetto dello sport, che è stato inaugurato nel mese di luglio del 2014, che sta vivendo momenti di grande intensità, fatto stesso che ci sono due squadre di pallavolo che disputano le gare, c'è grande vitalità con altre iniziative che l'assessore nelle prossime settimane renderà pubbliche. E quindi per noi il palazzetto dello sport rappresenta un motivo in più per far conoscere la nostra località, che è una località turistica, è una località che sa accogliere, è un paese cortese verso coloro che vengono per farci visita, per passare un po' di tempo e soggiornare durante il periodo estivo soprattutto. Franco Cantelmo, assessore allo sport, ecco, palazzetto strapieno, un evento straordinario, ben riuscito, penso sia tanta la tua soddisfazione per un evento ben organizzato e quindi ben riuscito. Sì, moltissima soddisfazione stasera, vedo che c'è molta affluenza, vedo che l'evento è stato di godimento di buona parte della cittadinanza. No, il nostro è un piccolo paese, sono soddisfazione, è la prima volta che abbiamo la box qui a Torretta, non sono sport molto, diciamo, praticati nelle nostre zone. Ma è venuta anche molta gente da fuori. C'è molta gente da fuori, sono eventi che stiamo cercando di creare con l'amministrazione comunale, soprattutto per far conoscere la nostra piccola cittadina, per far conoscere il nostro mare, la nostra ospitalità soprattutto. Penso che ne faremo ancora diverse di questi eventi, stiamo puntando soprattutto su questi eventi per far conoscere il nostro paese. E vedo che ci state riuscendo abbastanza bene. Stiamo riuscendo a raccogliere i primi frutti.